vista in lontananza. Fa freddo, oggi iniziamo tutti i lavori di ripristino, quindi pulizia, lavaggio lenzuola, tutto quello che è stato trascurato in queste 2 settimane. Si lavora. Allora, oggi giornata al lavoro sul van, in quanto dopo i lavori fatti in concessionaria, falegnameria, gommista, ho un disastro sul furgone. Come avevo già accennato nel video precedente, in questi giorni sono a casa, devo sistemare tutto, quindi oggi faccio quello che è carico e scarico dell'acqua, scarico delle acque nere, e quindi vi porto con me a fare queste belle cosine. E poi, se riesco, faccio un salto anche in lavanderia, perché devo lavare tutto, piumoni, lenzuola, federe, insomma, e poi cercare di dare una sistemata, una pulita, una aspirata, perché è veramente un disastro qua sopra. E adesso ci vediamo come si fa lo scarico delle acque nere e tutto il resto. Buona visione. Questo mi sono dimenticato di dire, che nell'area di carico e scarico di prima era un disastro, non ho potuto farlo, per cui ho dovuto cambiare area di sosta. Non che questo sia meglio, spruzza acqua da tutte le parti, però vabbè, e scarichiamo qua. E visto che siamo in tema di rinnovamento, pulizie, abbiamo scaricato tutte le varie acque, adesso andiamo a mettere il famosissimo disgregante all'interno del nostro WC. Questo disgregante è fenomenale, profumato, ve lo raccomando, e come si suol dire, buon viaggio. Lo trovate in descrizione, se lo volete acquistare avete uno sconto del 10% scrivendo Camperri 10. Bene, dopo questa maratona di carico e scarico delle acque, lavaggio in tintoria, piumone, lenzuola e quant'altro, in più sono riuscito anche a fare la spesa, stasera magari prepariamo una buona cena,
Il casino regna ancora, quindi prima di sistemare tutto voglio fare la ozonizzazione delle acque, quindi purificare l'acqua. Io ogni tanto lo faccio, non lo faccio molto spesso perché comunque faccio andare poi il boiler dell'acqua calda a 70 gradi. In teoria la legionella dovrebbe stare alla larga, però a me piace ogni tanto rendere pura l'acqua e quindi faccio una bella ozonizzata all'acqua. Però voglio dire una cosa, aspetta che accendiamo un po' la luce. Voglio dire una cosina per quanto riguarda il frigorifero. Me ne hanno già scritte parecchie, diciamo che mi hanno detto: no, è impossibile che il frigorifero abbia consumi zero. Va bene, può essere impossibile, cioè lo penso anch'io. Com'è possibile che questo frigorifero non abbia consumo, cioè pari a zero? Ormai sono giorni che lo tengo sott'occhio. In questo momento ha quattro lineette accese ed è in modalità diurna, ok? Perché tanti mi hanno scritto: no, perché devi fare la verifica quando il compressore parte, no, perché tu l'hai messo in modalità notturna. Le ho fatte tutte le prove, sono diversi giorni che lo tengo sott'occhio e quindi in questo momento luce accesa. Anzi, ragazzi, la vedete questa luce qua? La lascio accesa, questa luce la lascio accesa, spengo questa centrale, va bene? Adesso vi porto con me in centralina, Intralink, e vediamo se il frigorifero consuma o no. In questo momento è acceso il compressore, eh? Sentite il rumore? Va bene, allora, tutto spento, non c'è nulla di acceso, anzi. C'è accesa quella luce blu che vi ho fatto vedere. Tra l'altro ci sono accese anche queste di luci, guardate. Spente, accese. Quindi abbiamo queste accese, quella dietro accesa, frigorifero acceso. Ragazzi, lasciate perdere che la batteria è 100% carica perché, ripeto, sono itinerante, mi muovo molto spesso, quindi la batteria è sempre, quasi sempre carica al 100%. Io veramente adesso vi chiedo a voi, scrivetemelo nei commenti, però dei commenti costruttivi. Se addirittura mi è stato detto che io mi diverto a prendere in giro le persone, ma perché mai mi dovrei divertire a prendere in giro le persone se il risultato è questo? Ragazzi, 0 ampere. Come me la spiegate allora il discorso della luce dietro e questa qua in basso in dinette? Sicuramente avranno un bassissimo assorbimento e non me lo segnala neanche. La stessa cosa per me equivale al frigorifero, però ripeto, io non sono un granché esperto, non voglio neanche mettermi in competizione con altre persone che sicuro al 100% ne sanno più di me. Però ragazzi, ve lo faccio vedere ancora una volta. Assorbimento, consumo, corrente qua, zero. Ora accendo semplicemente la luce sotto la cucina e vedete che ha un assorbimento in questo momento di 1,2 ampere. Adesso accendo anche il webasto perché tra l'altro ho 16 gradi nel van, fa un pochino freddo, è vero che adesso devo comunque lavorare. Il webasto, come sappiamo quasi tutti, ha un maggior assorbimento in accensione, addirittura le luci calano un pochino, quindi vedete meno 14, meno 13 in questo momento perché ha un assorbimento importante in accensione e in spegnimento. Poi dopo, una volta che lui, diciamo, si è assestato, ha un assorbimento medio-basso. Non sto neanche qui a dire perché poi magari ci sono gli espertoni che: no, ma cosa dici? Per cui lungi da me questo. Io sinceramente sono meravigliato di questo non consumo del frigorifero. Vi ho dimostrato che ho acceso anche due punti luce. Ragazzi, ditemelo voi nei commenti perché sono veramente curioso. Io tornerò in concessionaria e mi farò dare una spiegazione da loro perché io non la trovo, francamente. Però adesso voglio lavorare e vi faccio vedere un po' il tutto. Tra l'altro, quale giornata migliore per fare le pulizie all'interno del van, visto che c'è una giornata così? Il webasto è partito, non so se si sente. Quindi diciamo che il tempo aiuta e mi incoraggia a fare le pulizie. Andiamo.
e diamo una bella pulita. Un po' spigolose, queste, un po' taglienti sinceramente, devono smussarle un pochino. Sai che questo prodotto lascia un po' di aloni, è molto meglio il Rio Melaceto, proviamo un po', direi di sì, che è più una base alcolica rispetto a questo, che boh, vabbè, questo è presidio medico, è disinfettante, però in realtà poi col panno restano tutti gli aloni, invece col Rio Melaceto deve piacere un po' il profumo, a me non dispiace. Però devo dire che viene tutto molto molto meglio, per cui promosso. Gnocchetti, burro e salvia, ma in realtà la salvia me la sono dimenticata, quindi saranno solo al burro e probabilmente gli metterò tanto tanto parmigiano. Nel frattempo che l'acqua bolle, mi preparo a fare un aperitivo. Caro salumiere dell'Esselunga, ti avevo gentilmente chiesto di tagliarmela sottile, ma non è che sei stato così ligio alla mia richiesta, però va bene, dai, ex collega, ti voglio bene lo stesso. Bel Montepulciano. Buon appetito! Siamo giunti alla fine di questa giornata, devo dire un po' stancante, però bella. Sono contento perché ho sistemato tutto, ho pulito tutto. Adesso manca l'ultima cosa, vado a fare il letto, però come vi dicevo prima di fare il letto voglio ozonizzare l'acqua in modo che così sia molto più tranquillo. Non mi capita spesso di farlo, ogni tanto, anche se ogni cambio dell'acqua a mio avviso andrebbe fatta. Quindi adesso vi faccio vedere come ozonizzo l'acqua, è semplicissimo. Vi lascio in descrizione il video in cui parlavo dell'ozonizzazione, non vi sto qui a raccontare il motivo specifico per cui vado ad ozonizzare l'acqua e ci vediamo dopo. L'ho fatto. Vedete, fa le bollicine. Si lascia in immersione per circa 20 minuti. Sta sempre ozonizzando. Piccola spoilerata. Che cos'è questo scatolotto? Che cosa sono queste? Spoileratina. Poi vi farò vedere un video su questo.
bara led da montare nel Livingston, quindi prossimamente ci sarà anche un video di questo tipo. Mi credete se dico che la parte più difficoltosa è fare il letto? Ce l'ho fatta! Guardate che bello effetto che fa quando spengo la luce chiara. Non so se si nota, però. Come se si accendessero le linee gialle del piumone.